Mister Graziano Dallara, insomma, una vittoria con un po' di sofferenza, ma sono quelle più belle. Il Parma è riuscito ad espugnare qui il campo del Ravenna 3-2, riuscendoci tra l'altro in inferiorità numerica. Diciamo che temevamo questa partita perché loro sono una squadra fisica, una squadra che fa dell'agonismo la loro arma migliore. Noi non abbiamo fatto la nostra prestazione migliore in questa stagione, è venuta fuori una partita dove ci siamo complicati un po' la vita. Poi siamo rimasti in 10, però le ragazze hanno avuto carattere, hanno raddoppiato gli sforzi e alla fine secondo me abbiamo vinto anche meritatamente, via. Consolidando così la prima posizione in classifica, no? Sì, adesso siamo primi, domenica, sabato prossimo riposiamo, dunque possiamo essere raggiunti solamente dal Sassuolo, dove poi andremo a trovare il giorno 13 per lo scontro, diciamo così, diretto, tra le prime. E un punto su quella che è appunto la stagione, cioè parlerebbero già le cifre da sole, però... Sì, diciamo che anche se i risultati sono venuti, stiamo lavorando molto bene, non abbiamo una rosa molto ampia, però le ragazze si stanno impegnando tantissimo, superiamo alcune lacune tecniche con carattere, con determinazione, con coraggio. Le ragazze hanno voglia, si impegnano sempre, vogliono ottenere qualcosa di importante, poi alla fine vedremo in che posizione saremo alla fine del campionato. Ecco, noi sicuramente venderemo cara la pelle. Tornando alla partita di oggi, bene, come dicevamo in apertura, il fatto, insomma, che siamo riusciti a riacciuffarla in inferiorità numerica, e invece diciamo così, il fatto che ci avessero riacciuffato loro dopo il nostro iniziale doppio vantaggio, questo non è positivissimo. No, non è positivissimo, siamo entrati in campo non con la mentalità giusta, il gol iniziale ci ha, come dire, rilassato ancora di più. Poi siamo andati sul 2-0, queste squadre qua non gli puoi mollare niente perché loro fanno dell'agonismo la loro arma migliore, le abbiamo fatte rientrare in partita per un errore nostro, le abbiamo fatte pareggiare per un errore nostro, rimaste in 10, la partita si è complicata, non era scontato che riuscissimo a portare a casa il risultato pieno, però torno a dire, queste ragazze hanno voglia, hanno determinazione, ci hanno creduto fino alla fine. E secondo me poi alla fine abbiamo vinto meritatamente. Grazie mille. Prego.